Domenica, che vento tira. In realtà non riusciamo ancora a capire come andrà a finire. Vincerà la destra, la sinistra, boh. Tra qualche giorno scopriremo verso quale direzione soffierà il vento delle regionali in Basilicata. Il rischio è che tiri forte lo scirocco dell'astensionismo. Andrete a votare? Non lo so proprio. Non mi interessa quello che dicono, quello che fanno, tanto quello che dicono non faranno, non lo faranno mai. Siamo a Policoro, il comune più grande del Metapontino, Costa Ionica. Questa zona è conosciuta anche come la California del Sud. Cielo grigio su. Partiamo. Siamo nella darsena della marineria di Policoro. Hanno reso possibile immergere nella natura e nel mare delle abitazioni di tutto rispetto, delle villette bellissime, dove ognuna ha il posto barca. Ad esempio quella barca lì è del proprietario di quella villa. Sì, sì, esattamente. Una villetta qui in darsena, quanto può costare? Fino al 1,5 milioni di euro. Per attrarre ancora più turismo, la California del Sud cosa dovrebbe chiedere alla politica regionale? Dovrebbe migliorare i collegamenti. Il funzionamento dell'aeroporto di Pisticci, la cosiddetta pista Mattei, voluta negli anni 60 dal fondatore dell'ENI, è il sogno neanche tanto nascosto di ogni operatore turistico della zona. Ci potrebbe dare qualcosa in più rispetto agli altri, che noi non abbiamo, è l'unica regione che non ha un aeroporto. Chiunque sia il presidente deve fare, deve non solo chiacchiere, ma la pista Mattei e le ferrovie. Let me take you down, 'cause I'm going... Il Metapontino possiede un altro giacimento d'oro. In questo territorio si coltivano 1100 ettari di fragola. Oro rosso che qui vale 180 milioni di euro. E anche per i produttori di fragole c'è una questione su tutte. Queste fragole devono raggiungere in poche ore i mercati del nord Italia e del nord Europa. Si può e si deve fare ancora molto per migliorare il sistema viario. Che vento tira? Che vento tira? Non me lo chiedo. Un vento che non sappiamo manco noi, sinceramente. Speriamo solo che si aggiustino le cose, solo questo. Aggiusta la sanità, si aggiusta tutto, tutto. O sbaglio? Perché la sanità che... No, vabbè, non ne parliamo. Perché lei non lo sa come stiamo andando con la sanità. Fai una prenotazione, te la danno nel 2026. Devi fare una visita o a pagamento immediatamente te la danno, subito, intramenia. Devi pagare, devi solo pagare. Quanto guadagna, se posso dire? Io? 350 euro al mese. E ce la fa? Io ce la faccio, secondo lei ce la faccio io? I figli? No, i figli ringraziando Dio l'ho sistemata, ha studiato e vive a Modena, ringraziando Dio. Se n'è dovuto andare? Se n'è dovuto andare dalla Basilicata, sì. Se ce l'avevo qua, mia figlia o i miei nipoti, non ero la donna più felice del mondo? No, non sono felice, non sono, perché non solo mia figlia è andata via, ma molti ragazzi vanno via, molti. La Basilicata è rimasta vuota, non c'è più nessuno, non c'è più nessuno.